Battezzo per un'Italia più laica e meno vaticana. È arrivato la routine. Cosa è successo? Come mai questo battezzo? Succede che il Comitato Bielettriche, tra l'altro, ha ritenuto necessario ribadire l'importanza per chi lo desideri di uscire formalmente dalla Chiesa Cattolica. E ci sono molte persone in Italia che, sebbene non si considerino cattoliche, continuano ad essere formalmente iscritte nei registri della Chiesa, e noi proponiamo appunto una possibilità per uscire da quelle che lo desiderano. Come si fa? Bisogna inserire un modulo che lo riprende con raccomandata insieme a un documento di identità alla propria parrocchia, alla parrocchia dove si è stati battezzati, e entro 2 settimane loro sono obbligati a rispondere con un atto che attesti appunto la fuoriuscita, altrimenti sono perseguibili penalmente. Io l'ho fatto da pochissimi giorni. Io da un devo anno. Devo dire che dopo 4 giorni è arrivata la risposta del parroco, nonché però in ritardo mi è arrivata anche la risposta del vescovo di Prato, Gastone Simoni, di cui lunedì ho un appuntamento con lui in curia. Come è andato questo banchino stasera? È andato decisamente bene, sono state molte persone che hanno chiesto informazioni, sono stati dati molti moduli di sbattezzo e ritengo che sia fondamentale per chi non si sente cattolico fuoriuscire formalmente dalla Chiesa. Io faccio sempre un paragone, cioè se i miei genitori da piccolo mi avessero iscritto a, non lo so, l'MSI, quando io sono nato c'era ancora l'MSI, io nel momento in cui cresco e mi formo una mia idea che è totalmente opposta e propugno dei valori totalmente diversi rispetto a quelli dell'MSI, non capisco per quale motivo io debba restare nell'MSI. Quindi è per non far usare il proprio nome a sì, ma è anche una questione di coerenza, io mi sarei sentito in imbarazzo, voglio dire, a restare nei, cioè personalmente, nel librone dei battezzati. La goccia che ha fatto anche traboccare il vaso è quello che la Chiesa Cattolica non ha firmato un documento dell'Unione Europea, dell'ONU, che nel 2008 proponeva la depenalizzazione nei paesi in cui è punita con la morte, dicendo che in questo modo si sarebbe, voglio dire, discriminato l'Iran, gli Emirati Arabi, insomma tutti gli stati dove l'omosessualità è punita con la morte. Quindi un sentimento alquanto anticristiano, direi. Bene. E quindi buon sbattezzo a tutti. Ciao. Sbattezzatevi. Signore di Mandaglia. Ha detto il signore di Mandaglia. La foto. Ricordi che l'ammanto la foto. È vero, ma andiamo alla foto di cavola. Però facciamo dalla parte. Ma è un film sbattezzo. O una foto di foto? Ora sto facendo un film. Facciamolo dalla parte. Perché, aspetta, perché se no, scusa. Andiamo dal lato sbattezzo. Se ricordo. Salve. Allora io vado a morire. Andiamo di un qua. Un commento sulla giornata anche lei. Molto positivo. Ho avuto molte persone a chiedere informazioni in diversi modi. Una cosa molto importante, ma ovvio. Molto bene. È vero? Comunque andato molto bene. Ne faremo altri sicuramente, daremo molte informazioni, altre per sicuro, perché è molto da averci chiesto informazioni sullo stato laico, su come ribadire la laicità nella scuola, su come ribadire l'importanza di non avere invasioni nella sfera pubblica da parte del Vaticano e anche della Chiesa. Speriamo che molti moduli arrivino alla curia di Prato, va di Foro Salve!